Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Barkham. Che? Su Batman Arkham Asylum. Signori, io non mi ricordo praticamente niente. Non so, devo andare per de qua. Siamo arrivati qua, non vi ho fatto vedere come ci sono arrivato, ma è stato facile. Mettiamo KO quello che c'aveva le armi, così gli altri riusciamo a farceli tranquillamente, ma proprio con un grande nonchalance, ragazzi. Pensavo di bloccarmi di più in questo punto. Gli scagnozzi di Joker cercavano di entrare nello studio. Pare che non siano riusciti a passare dall'ingresso principale. Hanno dovuto trovare un altro accesso. Va bene, quindi io col battattiglio. Ma perché oggi non parlo bene? Con il battartiglio salgo là sopra e penso di aver trovato il punto di accesso che ci permetterà di poter andare avanti in questo gioco. Perché io mi ricordo che quando ero più piccolo, quando giocai la prima volta a questo gioco qui, mi ci persi tantissime volte. Mi ci sono perso tantissime volte, proprio da morire. Qualcuno è riuscito ad arrivare alla cassaforte. Il problema è chi l'ha aperta. Nessun segno di scasso. Chi l'ha aperta conosceva la combinazione. Vediamo. Beh, se ci stanno le telecamere. La dottoressa Young è arrivata a prendere gli appunti prima di Joker. Li ha presi e li ha nascosti. Devo seguirla e scoprire dove li ha nascosti. Ok. Dobbiamo utilizzare la cosa di Batman, la modalità detective, per vedere. Ok, la mano. Ah, le impronte digitali praticamente. Vai. Perfetto. Oracle, sono sulle tracce della dottoressa Young. Che figata. Lo scanner per visualizzare le impronte più recenti. Se le seguo, riuscirò a trovare gli appunti. Spero che funzioni. Per tua informazione, la polizia ha trovato una delle bombe di Joker in centro. Era carica di marzapane e gattini. Come sospettavo, un'altra delle sue tattiche diversive. L'azione marzapane vera è in scena ad Arkham. Porta chiusa. Però siete degli stronzi, perché così mi devo rifare tutto da capo. Allora, mi ha riportato esattamente qua. Dove l'altra volta Joker ci aveva fatto quel bellissimo regalo, vi ricordate? Va bene. Seguiamo le tracce di questa, della dottoressa che ha nascosto. Voi tutto a posto, mi raccomando, rimanete là. Eccoli. Beh, l'unico libro spostato. Sono loro? Oracle, ho trovato la formula della dottoressa Young. Bene, significa che sei riuscito a fermare Joker. Non è mai così semplice con lui. Oh mio Dio. La bruciata. Batman. No, la formula no. E adesso che cosa faccio? Che vuoi farmi? Sì, immagino. Grazie, sono contento che ti sia piaciuta tanto. Salve la dottoressa Young nell'ufficio del direttore, che si trova ovviamente in culo ai monti. Però, perché c'era del gas? Io ho visto del gas. Oh, ma allora c'avevo ragione. Spaventa passeri della minchia. Già. E c'era del gas, ragazzi. Pensavo di non farvelo vedere, ma ho detto, beh, no, sarà una fuga di gas normale. Col cazzo. Non posso credere che tu abbia voluto rivedere quel film, Bruce. Andiamo, Alfred ci sta aspettando. Scusa, papà. Non esagerare. Coraccio. Gli è piaciuto così tanto, Alfred aspetterà. Andiamo, Bruce. E queste qua sono le paure più grandi di Batman, no? Ovviamente la morte dei genitori, che lui si è sentito in qualche modo in colpa. Dove ci stai portando? Possiamo tagliare da questa parte. Ma inizia a piovere, Bruce è stanco. Non possiamo aspettarlo qui. Forza, andiamo, ci siamo quasi. State attenti. Ragazzi, che momento, eh.
là, signore. Oddio! Per favore, che bisogno c'è? Fermo dove sei, osta! Ti daremo tutto... Tom! Oddio, oddio, Tom! Taci bene! Spazi! Sta lontano da me! Scappa, Bruce! Oh, mamma mia, ragazzi! Oh, mamma mia, ragazzi, che scene! Che capolavori, ragazzi! Altro che capo... C'ho i brividi! Veramente, voi sapete quanto io ami Batman, no? Madò, ragazzi! Forza, da questa parte. Siediti nel mio ufficio. Sta bene. Ma certo. Un ragazzo così, con tutti quei soldi, vuoi che non stia bene? Taci, dai, ha solo 8 anni ed è già solo. I soldi non sistemano tutto. Sarà come dici, Gordon. Sta arrivando il maggiordomo a prenderlo. Capito? Ha un maggiordomo. Mi dispiace, devo solo farti alcune domande. Posso offrirti qualcosa? Stai bene? So che non hai voglia di rispondere, ma è l'unico modo se vogliamo prendere il colpevole. Perché l'ho fatto, signore? Perché? Non lo so. Succede in città. C'è qualcosa di storto in questo posto. Ascolta, chiamami Gene. Mamma mia, ragazzi. Porca puttana, che bello. Che bello, raga. Mamma mia. È inutile dire che c'è il secondo round, signore. Che cosa sta cercando di fare? Eh già, signori, secondo round per noi. Ovviamente sarà più difficile dell'ultima volta, sicuro al 100%. Quindi dobbiamo aspettare bene, ragazzi, vedete? Bisogna semplicemente capire queste cose. Ok, ma fatemi vedere se vedi? Vedi che c'avevo ragione? Ok. Sempre con la dovuta calma. Vai. Meno male che è pure un po' scemo. Vai. Mamma mia. Spaventapasseri è pazzesco, ragazzi, pazzesco. Veramente pazzesco. Che cosa sono pazzo? Madò, che trip, raga. Cioè, pure contro gli scheletri, non so se avete capito bene. Ma sci tua. Bastardo, vieni qua. Ok. Mi trasformo, mi sono trasformato. Avete visto? Spaventapasseri per un attimo. Ok. Mamma mia. Ah, che goduria sti giochi, ragazzi. Che goduria. Vai così. Dai. Aspetto che ritorni indietro, perché qua è molto forte lui. Mettiamoci qua. Ti spezzo, stai calmo, Johnny. Non è che ho montato male, è che semplicemente sto molto concentrato, quindi qua devo aspettare per forza. Oh, mamma mia. Che succede qua? Non è colpa mia, Diciamo che è più colpa del gioco qua, Vabbè, ci sono arrivato subito, senza troppi problemi. In realtà senza problemi, se è per quello. Quindi lui fa così. Ah, caro Batman, vai. Vai, perfetto. Che cosa fa Batman? Dai, ragazzi, su, venite qua, dai.
Che là non possiamo combattere per bene. Se c'è spaventapasseri che ci rompe i gabbasisi, dai. Mamma mia. Atta! Ma dai, l'avevo premuto Y. Ok. Andiamo. Ah, se stiamo avvicinando, se stiamo avvicinando, ragazzi. Manca pochissimo, ragazzi. Mi sono appena salvato a culo in una maniera clamorosamente clamorosa. Quindi faccio di questo. Secondo me è una mezza trappola, però ci voglio andare. Ok. Ecco, vi andava. Ma meno male che c'è stato coso. Per fortuna. Qualcuno ha visto Batman? E dai, qualcuno deve aver visto dove è andato. Il brutto uomo nero? Quello con il mantello? Quello che salta fuori dall'ombra e taglia la testa e vuole a nulla? Nessuno? No. Bene. Zazza ha rinchiuso la dottoressa Young nello studio del... Devo uscire. No, ho fatto istintivamente, ragazzi. Ah, ha rotto la porta che mi bloccava questa qui. Bene, interessante. Prova a passare di qui, Batman, e ti faccio arrosto. Ah, bello, ma stai da solo, su, per l'amor del cielo. Dai. Quindi? Ti faccio saltare le chiappe, Batman. Eh? Che dici? Però non è giusto. Ok. Vabbè. Più o meno ho capito. Avevo fatto la stessa cosa prima, non me l'ha fatta. Vabbè. Oh, eccoti. Ha visto. Mentre ti aspettavo, ascoltavo Zaz che faceva urlare la brava dottoressa. Intanto tu giocavi nel mondo di spaventapasseri. Un po'. Com'è andata questa volta? Hai imparato niente di te? Dimmi, accomodati e parla. Son tutto orecchi. A proposito, giurerei di aver sentito Zaz dire che le ha tagliato le orecchie. Suonava più o meno così. Un gran bel mattacchione, questo c'è da dirlo, eh. Allora, qua siamo nel bagno delle donne. Non capisco perché dovrei stare qui, ma nel bagno degli uomini c'è qualcuno. Brutto stronzo che non sei altro. Va a dormire, eh. Che succede? Dove sei, Batman? E ascolta con attenzione. Aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Avvicinati ancora un po' e vernicio la stanza con il rosso del suo sangue. Allora, una volta nascosto dietro l'angolo, prendi la mira e scaglia il Batman senza farti vedere. Fuori. Fra poco la sentirai Questa sì che è una sorpresa. Chi avrebbe mai detto che uno squilibrato arrivasse a uccidere una povera dottoressa? A mia difesa posso dire che avevo mirato la sua testa, ma si è chiuso dietro, quindi... Oh, sto giro ci sono riuscito subito. Brutto mostro. Ok. Brutto mostro. Non andrà da nessuna parte. Puoi fermarti adesso. Mi dispiace terribilmente. Ho visto Bane. Lo so, io... Joker mi ha minacciata. Volevo interrompere l'esperimento. Ho cercato di restituirgli i soldi. Joker non accetta no come risposta. Vuole un esercito, una forza di uomini disturbati in grado di distruggere Gotham, ma senza la formula non può farcela, io l'ho nascosta. Così ma... adesso ha Venom e la sua formula. Mio Dio, ha un sacco di materiale. C'è un laboratorio nascosto nei giardini. È chiuso a chiave, ma i codici di sicurezza di tutta l'isola sono nella cassaforte del direttore. Che cos'altro hai in mente, Joker? Come faccio a saperlo? Crede che abbia senso tutto quello che fa? Secondo me è pazzo.
Fuori di qui! Povera dottoressa Young, eppure lei sa che il signor Joker detesta le spie. A proposito di spie... Il vecchio babbeo crede di avere il controllo di questo posto. Povero pazzo! Vedi, Batman, posto che vai, gente che trovi. Ragazzi, se si alza, ributtatelo a terra, ma non troppo forte. Il signor Joker ha bisogno di lui alla festa. Vabbè, ragazzi, insomma, no. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, al vostro Ciclone 89. Io continuo a giocare, bella. E l'arena 3. E mi sembra anche l'arena 4. Quindi, partiamo nuovamente dall'arena 4 e andiamo fino a salire in arena 4. Allora, innanzitutto...